Siamo diversi, vogliamo essere diversi, riusciremo a essere diversi abbastanza, lo scopriamo domani verso le 8 di sera. Sicuramente abbiamo tantissimo rispetto, cioè io personalmente ho tantissimo rispetto per Roma e il mio compito è quello di trasmettere rispetto, il mio rispetto per la squadra che andiamo ad avversare ai miei giocatori, così da alzare il senso di urgenza. Avevamo fatto una buona partita in difesa, ma anche loro sono un'eccellente squadra difensiva. E secondo me abbiamo avuto le idee non molto chiare su cosa fare e poi sono usciti tanti tiri che di solito entrano, ma secondo me più che per sfortuna è perché non avevamo grande lucidità. Sono una squadra che ha un giocatore dominante dentro l'area che è Lawal, che è un eccellente giocatore di pick and roll, stoppatore, rimbalzista e molto, molto verticale. L'altra cosa che fanno molto bene è andare a rimbalzo in attacco mettendo grandissima pressione alla squadra avversaria. Quindi anche questo secondo me, specialmente in una partita secca dove di solito le percentuali non sono altissime perché c'è il peso della partita secca, perché è il quarto di finale di Coppa Italia, perché, quindi le seconde opportunità diventano, il controllo dei rimbalzi diventa Avete una fatto molto priorità. bene l'altra volta. Sì, abbiamo fatto molto bene, non cerchiamo di ripeterci. Sicuramente la mia intenzione è trasportare il terzo e quarto quarto di Sassari con le spalle al muro, con una grande partita, perché il secondo tempo di domenica è una partita eccellente da parte nostra, trasportarla a un valore di normalità, non solo con le spalle al muro. No, la strafavorita è Milano, assoluto. Arriva con un bottino di 51 punti nell'ultima partita, gioca in casa, è la squadra più forte, sicuramente ha un solo risultato a disposizione. Dall'altra parte c'è Siena che è campione in carica e sa come si fa, e poi ci sono, diciamo, delle pretendenti date dalla classifica Varese-Sassari, date dal fatto che abbiamo fatto le ultime due finali Cantù, poi due outsider pericolosissime come Brindisi-Reggio Emilia. Penso che per una volta la geopolitica sia molto chiara. No, beh, non sapere se come andava l'inserimento di Mancinelli, una domanda scontata, Ma quello sì, non cioè, è che. è un giocatore forte, come tutti i giocatori forti, gli inseramenti sono più veloci, anche se è un giocatore che tecnicamente e tatticamente non ci azzecca niente col giocatore che sostituisce. Ma penso che il club ha dato una risposta in 48 ore a una situazione di grave urgenza. E credo che abbia fatto una scelta cercando di prendere il giocatore più forte disponibile senza andare a rincorrere il gemello di Marcosvili o un giocatore che potesse calpestare le stesse piastrelle. Sapremo se solo i posteri potranno dirci se questa è stata la scelta giusta, però dal mio punto di vista io mi ci ritrovo sullo spartito che devo mettere giù per questa squadra, perché è anche molto motivante riprogrammare in un momento molto importante la squadra tecnicamente e tatticamente. Magari riusciamo a raggiungere un livello un po' più alto, non lo so ancora, però questo è l'obiettivo. L'evento Marcosvili abbia dato veramente la scossa a tutti, ambiente, Con Roma ci squadra. ha dato una scossa molto negativa. Non lo so, Cioè c'era il ogni rischio di sedersi e abituarsi, di pensare di que essere allenato a quello c'è certi livelli. sempre in qualsiasi, anche in un ufficio o in un'azienda, c'è sempre quel rischio, perché gli esseri umani adorano le zone di comfort, ok? E
ci si va sempre con una facilità assoluta. Sicuramente questa cosa è stata, come definiscono quelli più bravi di me, un'interruzione di sistema. Ha interrotto un sistema e ha creato una reazione. Se questa reazione sarà positiva, avremo dei risultati. Se sarà negativa, non li avremo. Molto semplice.